Ciao, sono Annalisa, ho 25 anni, vengo dalla provincia di Caserta e lavoro per una compagnia assicurativa. La passione per il sollevamento pesi è iniziata sin da bambina. In famiglia siamo 5 figli, 4 maschi e una femmina, ma direi che potrei considerarmi il quinto maschietto. E sin da piccola iniziai ad andare in palestra con i miei fratelli più grandi, ad allenarmi con loro. Gli orari in cui ci allenavamo erano un po' insoliti, non il primo pomeriggio come tutte le altre ragazze, ma la sera tardi, quando ormai la palestra stava per chiudere. A quell'ora la palestra era piena di ragazzi che sollevavano pesi, era piena di bilancieri, di dischi. Questo mondo mi ha fin da subito affascinata. Ho visto che riuscivo a sollevare anch'io pesi, nonostante fossi comunque una ragazzina. Poi ho saputo che c'erano delle gare a cui potevo partecipare, quindi dall'allenamento, dal pure semplice allenamento per divertimento, ho voluto fare qualcosa in più. Ho partecipato alla mia prima gara, la fotografia con la quale ho vinto il concorso è stata proprio scattata durante quell'occasione. Mi ricordo di essere salita in pedana emozionatissima ed ero felice al di là del risultato, perché stavo facendo una cosa che mi piaceva, che mi rendeva entusiasta, che mi rendeva viva, e la gara andò anche molto bene, devo dire la verità. E da lì ne sono susseguite poi tante tante altre. In ogni caso, sia per una sconfitta sia per una vittoria, il mio obiettivo era sempre lo stesso: quello di superare ogni giorno i miei limiti, di riuscire ad essere migliore ogni giorno, che è un po' quello che faccio nella vita. Ci sono problemi che a volte pensi di non riuscire a superare, invece ce la fai, perché ci credi, perché lo vuoi, perché la tua passione è più grande delle tue paure. Nell'ultimo periodo non ho potuto allenarmi come prima, non ho potuto gareggiare, cosa che mi è costata moltissimo, perché io amo gareggiare, amo mettermi alla prova, quindi mi sono sentita un po' persa, un po' vuota. Con questo concorso spero, anzi credo, di ritornare in pedana, di essere più forte di prima, di avere una nuova energia che mi permetta di alimentare quella che è stata e spero sarà la mia passione, anche magari quando avrò 80 anni. Finalmente è arrivato il mio premio, questa meravigliosa palestra professionale che mi permetterà di ritornare ad allenarmi con costanza, con dedizione, che sono dei punti fermi nella vita di ogni atleta e soprattutto nella vita di una donna che ha deciso di intraprendere questa strada. Questo è uno sport duro, uno sport che molto spesso è stato definito per soli uomini. In realtà questo è uno sport per quelli che ci credono, per quelli che hanno volontà da vendere, e le donne ne hanno tanta di volontà. Spero di essere un modello per tutte quelle donne che hanno paura di inseguire le proprie passioni. Non abbiate timore, realizzate tutti i vostri sogni, io lo sto facendo grazie a Destra. Diamo energia alle nostre passioni.